Che cos'è la stella del merito ampi? La stella del merito ampi è un riconoscimento che noi diamo ad alcune persone che si sono distinte particolarmente nel sostegno e nell'aiuto ad altri, non solo a livello economico, anche a livello proprio fattivo, di aiuto, anche di sostegno, proprio come dire, di appoggio morale. Ecco. E quest'anno il premio abbiamo voluto dedicarlo e consegnarlo a Dina Formichini e Mario Nitti, che è il marito, che purtroppo non c'è più qui con noi, c'è la signora Dina Formichini, che per tanti anni ha sostenuto l'associazione Ampi. Il marito è stato anche per un periodo un amatissimo presidente della nostra associazione. Entrambi hanno una lunga tradizione di aiuto e di servizio per la società civile e soprattutto per l'aiuto agli ultimi. Ricordo Dina Formichini, che è stata un dirigente della regione Lombardia e si occupava proprio dell'ufficio del volontariato, quando ancora non si parlava così come adesso del volontariato, eravamo proprio ancora agli inizi, e ha contribuito a sviluppare tutto quello che è l'associazionismo, che poi è un movimento che è cresciuto nel tempo, si è strutturato, e questo proprio grazie alla sua figura. Ha inoltre collaborato alla legge sul volontariato, la legge 266, che è la legge quadro che ancora oggi in moltissimi casi regola ancora la disciplina, la normativa del volontariato, quindi pensate che grande lavoro che è stato fatto, oltre ad avere censito per la prima volta con un registro delle associazioni di volontariato, quando ancora non si parlava di registro. E non è stato un lavoro semplice, è stata molto spesso anche osteggiata in questo lavoro, però devo dire che col tempo i risultati sono venuti fuori, e se oggi possiamo parlare di ONLUS, anzi adesso si parla addirittura di ETS, che è l'evoluzione delle ONLUS, enti del terzo settore, è perché tutto è cominciato grazie a questa signora Dina Formichini, che io invito a venire qui. È stata socia di Ampi per tantissimi anni e io mi ricordo quando, esatto, e io che è stata lei anche una delle che ha suggerito anche il logo di Ampi, e io mi ricordo quando andavo, finita la scuola al liceo, andavo a trovarla alla regione Lombardia per chiederle come si poteva strutturare meglio l'associazione che si aveva qui a Milano. E quindi io sono contento di dare questo premio a lei e al marito, che purtroppo ci ha lasciati, ma è sempre nel nostro cuore, nella nostra memoria. All'Ampi, ma grazie a tutti i presenti, e questo grazie non è una parola che vola, viene dal cuore, insieme a quello di lassù, cioè mio marito, va bene? Perché insieme abbiamo fondato l'Ampi, eravamo lì, lavoravamo insieme, io ero vicepresidente del Centro Nazionale del Volontariato e l'istituto mi aveva concesso pace e spazio, e quindi ho lavorato con Massimo Piano, e quindi ho visto crescere, nascere e crescere l'Ampi. Quindi grazie adesso.